Una città con tanti donatori di sangue non è solo più generosa, è anche più civile. Donando il sangue puoi salvare una vita. Il sangue. Un diritto trovarlo, un dovere donarlo. Chi può donare il sangue? Tutti, dai 18 ai 65 anni, presso il centro trasfusionale di Avola, ogni giorno dalle 8.30 alle 12. Avis. Il vizio di aiutare a vivere. Power Station. Independent from fashion. Via quel muso, è solo un intruso. Prova a dire grazie, grazie, grazie. E poi tanto, tanto, tanto sorridi. Un sorriso stampato, nemmeno se maschera, non va modificato. Goditela finché puoi. È molto meglio viverla. Devi prenderla così, tre volte al dì. Se, se la vi. Conduce Matteo Inturri. Se la vi, solo su Radio Power Station. Siamo pronti per oggi, C'est la vie 3.0, e ormai l'abbiamo denominato C'est la vie una tantum, visto che ne faremo una ogni tanto, no? Dopo 8 mesi siamo tornati finalmente in diretta da Power Station sulle frequenze 97-98.4, vi parla Matteo Inturri con la regia di Gaetano Spinello. Oggi puntata speciale dedicata un po' a quelli che sono i prossimi eventi, tra i quali sicuramente spicca il nostro che faremo il sabato di Carnevale al Violet. Già tante prenotazioni, ma tra poco ne parlo direttamente anche con Gaetano in diretta per annunciare anche quelle che saranno le cose belle che faremo, nonostante già ci sono veramente un cospicuo numero di iscritti. Questa è una bella cosa, in prevendita veramente, che sta andando veramente a gonfie vele, come ho scritto qualche giorno fa su Facebook. Oggi la puntata prevede anche l'intervento del nostro caro Don Paolo Catinello, che doveva essere qui in carne e ossa in regia, purtroppo è stato fregato stanotte dalla febbre, quindi è febbricità da casa. Comunque avremo dei collegamenti con lui e poi parleremo anche di iniziative di solidarietà, di tante cose che stiamo facendo per la Caritas cittadina, e poi presenteremo anche il nuovo disco, il nuovo singolo di Antonio Cirasa, veramente molto bello, sta passando in varie realtà, piattaforme a livello anche internazionale, questo ci riempie veramente di gioia. E avremo anche un suo piccolo contributo di presentazione di questa canzone che presenteremo appunto durante il C'est la vie di oggi. Veramente tante belle cose in questo periodo pre-carnescialesco e soprattutto anche in vista della festa di San Corrado e il centenario della parrocchia San Giovanni. Ecco perché il nostro ospite principale è Don Paolo Catinello, ma credo che via via diventerà il nostro co-conduttore in questo C'est la vie delle nostre appunto sporadiche trasmissioni dirette sui 97.84, ma siamo anche in streaming, ci potete trovare nella nostra pagina Facebook Power Station, da lì trovate sicuramente il link. Adesso mettiamo la prima canzone e poi il primo collegamento con Don Paolo Catinello. Power Station, Amoni. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. Ok, la prima canzone per oggi è già volata via, siamo pronti anche per il primo collegamento con Don Paolo Cadello direttamente dalla sua abitazione, che poi ovviamente anche la chiesa di San Giovanni, proprio in questo periodo va a festeggiare il suo primo secolo, la nostra chiesa di San Giovanni, anche se fu costruita alla fine del Settecento, poi ci spiegherà Paolo in questo primo collegamento perché è stata poi adibita a parrocchia dopo almeno 100 anni dalla sua costruzione. Ma intanto mettiamo subito l'audio del primo collegamento con Don Paolo Catinello della chiesa San Giovanni Battista di Avola, e al quale ho chiesto appunto di questo centenario di San Giovanni. Amoni. Sì, buongiorno a tutti. Ciao carissimo Matteo, scusatemi la voce. La chiesa risale al 1730, è una delle più belle chiese di Avola, in tre navate, con quattro arcate presenti in ogni navata, e fu appunto creata nel 1730. Poi ci fu un'importante ristrutturazione intorno alla metà del 1800. Ma solo nel maggio del 1924 fu eretta a parrocchia, perché prima le parrocchie erano soltanto le chiese madri. Poi piano piano fu dato anche questa chiamiamola così, vocazione alle altre chiese. Quindi la parrocchia compie appunto 300 anni dal momento in cui c'è stata questa elezione.
Bene, poi un'altra cosa che voglio domandare a Don Paolo, chiaramente la chiesa di Giovanni è vastissima, anche una grande comunità, dai bambini ai più grandi. Parlaci brevemente di questa bella vita che fate in chiesa con le tantissime attività, comunque per vie principali, amoni. Sì, la parrocchia di San Giovanni è una parrocchia molto, molto viva, dinamica, che si caratterizza per una presenza qualitativa dell'ACR, che da tanti anni rappresenta forse il bacino più importante, della nostra diocesi di Noto, con i suoi tanti iscritti. E poi abbiamo anche un bellissimo corpo di educatori, educatrici che veramente con passione ogni giorno si spendono per la crescita di questi nostri ragazzi. Oltre al discorso legato ovviamente alla presenza della comunità CAPI con gli scout Avola 3, che danno tanta soddisfazione proprio perché molto impegnati nella crescita e nella educazione. Diciamo così, di quelli che sono i valori incarnati dal mondo scout, dal carisma scout. Poi la comunità ovviamente ha tante realtà, presente con il gruppo famiglie, ha una bella realtà della Caritas, con il centro di ascolto dove si cerca di diventare l'orecchio dei problemi delle persone, con il centro d'aiuto che è quella mano tesa verso quelle famiglie che non ce la fanno. E poi con quella mensa di accoglienza dei poveri, che rappresenta un segno inequivocabile della vita che non è altro che condivisione anche di un pasto. Attraverso questa condivisione di un pasto caldo si diventa amici. Diceva Silvano Fausti, forse la più grande povertà è il mangiare soli, perché il mangiare soli sazia la fame animale, mentre il mangiare col fratello sazia la fame di figli. Ma ci sono anche tante altre realtà, qui mi permetto soltanto di dire questo, ma abbiamo un ufficio liturgia, abbiamo delle varie associazioni, dei vari gruppi, insomma è una realtà molto complessa, ma al tempo stesso molto dinamica. Grazie, grazie a Paolo Catinello. Nella sua prima parte ha espresso in sintesi, come del resto lui sa fare bene, quelle che sono appunto le cose principali di questa chiesa che appunto va a festeggiare il primo suo secolo, proprio in concomitanza anche con la festa di San Corrado, anche perché poi tra poco ci chiederemo anche di questa curiosità, San Giovanni e anche la chiesa di San Corrado, chiederemo a Don Paolo anche di parlarci brevemente di questo altro santo che noi abbiamo in comune, ecco, con gli amici di Noto. Effettivamente loro lo hanno come santo patrono, noi sicuramente uno co come dei santi più venerati ad Avola insieme a San Sebastiano e a Santa Venera. Ma intanto mettiamo la prossima canzone e poi torniamo parleremo anche di Violet, l'ho detto, con la festa del sabato di Carnevale affidata al nostro direttore carissimo marketing Gaetano Spinello, che ci aggiornerà su tutte le novità con la regia in discoteca del mio carissimo amico e chiaramente collega Sebi di Rosa. Ci sarò io a fare il vocalist dopo tanti anni, l'ho fatto già in estate nell'Arena Violet, adesso lo faremo anche all'interno, tutto in maschera, tutto per divertirci e staccare un po' la spina dai problemi quotidiani. Intanto, prossima canzone, questo è C'est la vie da Power Station. Amore, 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 amore. Ma quanto è bello fare radio, amone. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. Thank you.
gonna dance into the sea. All I want is you, you're my shade. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my shade. I will take you higher. I will take you higher. I will take you higher. You're my love, you're my shade. Ok, abbiamo annunciato tante volte che faremo questa bella festa, è giusto adesso parlarne anche live, lo facciamo visto e considerato che il nostro regista e anche direttore marketing di Power Station è anche l'organizzatore di tutti gli eventi al Violet, tra le quali appunto questa bella festa che faremo il sabato di carnevale, giorno 10 se non vado errato, giusto? Ciao Gaetano. Buongiorno, sì, confermo questa festa di carnevale tantissimo attesa, festa in maschera. Esclusivamente in maschera, sì, sì, prettamente. Abbiamo messo dai. In palio anche premi per la maschera più bella, per la coppia in maschera più bella, per il gruppo in maschera più bella. Ci sono tanti sponsor che ci stanno dando una mano, sì, in questa bella, sì, festa, sì, sì, vero? Come sempre abbiamo il supporto di tanti sponsor che collaborano insieme a noi. In questo appunto voglio citare il perno principale della serata in cui siamo in collaborazione, Miceli Catering. Ecco, sì, perché non è solo ballo, si mangia pure, insomma. Sì, 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 ecco, sì. C'è il catering di Miceli. Ingresso ballo più catering fino ad arrivare anche alle classiche chiacchiere come dolci di carnevale. Beh, insomma, non mancherà nulla, ecco. Tanta animazione con il nostro speaker Matteo Inturri, immancabile, il nostro DJ Sebbi di Rosa. E tanta bella gente che ha risposto presente, infatti siamo già in conclusione delle prevendite, perché è una serata riservata a numero chuso, privata. Sì, sì, io leggevo anche di bei premi messi dalla gioielleria Rione Salvo Campisi, al primo gruppo in maschera più bello, poi i Fuori Binario che hanno messo un altro bel pezzo, il Sogno di Mary, altro bel premio, insomma ci sono tante belle storie anche all'interno di questa bella festa, con vari regali che appunto daremo durante la serata. E cogliamo l'occasione appunto per ringraziare tutti, dalle persone che sono presenti, a chi dello staff lavorerà per noi e a chi per i sponsor sta supportando. Ricordiamo anche la location sarà allestita da Daniele Ballatore Event. Esatto, bravo. E poi immancabilmente pure parte del nostro staff, gli scatti della serata saranno curati dal nostro Domenico Gentile. Ah beh, Gentile dal primo giorno del Violet, lo ricordo, dall'inaugurazione. Sì, sì, tanti bei ricordi. Sempre fotografo ufficiale. E tanta bella musica. Obiettivo, visto che è una serata riservata ad un pubblico adulto, farvi tornare indietro con gli anni. Sì, sì, tornare tutti giovani. Eravamo giovani, ma lo siamo ancora nello spirito, lo cercheremo di dimostrarlo sabato 10 febbraio al Violet interno, non Violet Arena, chiaramente tutta una sala che sicuramente in tanti già conosco, perché le ricorrenze lì, i diciottesimi in particolare, sono a bizzeffe. E per entrare proprio nel clima carnescialesco mettiamo una canzone. Beh, Shakira è un po' la regina del carnevale degli ultimi 20 anni, mettiamola pure, Amoni. Tranquila, like I'm on a beach in Anguilla, sipping macarena like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me now? The girl's gonna take it to give him up. And I'm crazy, but you like it. To my reggae, I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper, you should see what she does with it. She dip it down low, down low. I can never get enough, oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me, just as long as I hear her say, "Hi, puppy." And I'm
crazy, but you like it. Doka, 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 you like it. Ci siamo un po' entrati, devo dire, ci siamo un po' entrati nel clima carnevalesco con questa canzone, insomma, che ha fatto un po' la storia anche delle feste in maschera, ma non solo, in discoteca veramente si ballava tantissimo, ma da lì partiremo e andremo anche molto più indietro, fino agli anni 60, 70, 80, ma anche qualcosa di attuale, perché ci saranno anche dei ragazzi da accontentare, tanti giochi per tanti premi, veramente una bella festa che faremo sabato 10 febbraio al Violet Club di Cala Bernardo. Adesso andiamo a parlare nuovamente con Don Paolo Catinello. Avevo preannunciato che gli avevi domandato qualcosa su San Corrado, visto e considerato appunto che il 19 febbraio ricorre come ogni anno questa festa, la festa che è un po' la festa dei nostri amici netini, ma anche un po' avolese, perché San Corrado è anche uno dei santi presenti e molto sentiti soprattutto nella parrocchia di San Giovanni, che è appunto la parrocchia di Don Paolo Catinello. Quindi Paolo, parlaci così brevemente di San Corrado. Da sempre, sin da quando ero ragazzino, c'era questa, diciamo così, devozione a questo grande santo eremita piacentino che viene dalle nostre zone per diventare appunto eremite dopo una lunga e travagliata conversione. E mi ricordo da bambino che mia madre mi vestì proprio con la tunichetta di San Corrado, o anche delle foto, perché nell'immaginario avolese c'era una bella autentica devozione a San Corrado, e poi quella famosa, diciamo così, consacrazione dei pani che venivano date poi ai bambini e alle famiglie come segno appunto di quel pane eucaristico che rappresenta il dono più importante che Dio ci ha fatto, che è appunto il figlio Gesù. Ma la cosa che vorrei sottolineare della festa di San Corrado e delle qualità è che è un santo a mio avviso molto attuale, perché è un santo che non ha fuggito il mondo per una forma di disprezzo, ma al contrario è stato un uomo capace di avviare un viaggio verso se stesso attraverso la preghiera, attraverso una vita di penitenza, è riuscito a condividere anche momenti di grande carità cristiana con chi non aveva il pane, famoso il miracolo del pane caldo condiviso con le persone indigenti. E poi è l'uomo del perdono, è l'uomo che riesce a perdonare anche quei ragazzi che lo picchiano quasi a sangue e che poi invece di denunciarli dice di non aver chiaro il volto di quelle persone che lo hanno picchiato, proprio per dare loro un'altra opportunità. Insomma, un santo che ha saputo incarnare quei valori cristiani che a mio avviso sono sempre molto attuali e di cui oggi la nostra società avrebbe veramente un grande bisogno. Ok, Don Paolo Catinello, bella questa chiaramente figura di San Corrado, l'eremita che poi si rifugiò più che altro per predicare, come sapete, nella montagna che ci divide
tra Aula Antica e Noto Antica, proprio lì c'è ancora una bella realtà, una bella chiesetta piccolina, veramente molto suggestiva, dedicata a San Corrado. E l'altra figura che il mio caro, ormai padre spirituale devo dire, Don Paolo Catinello, lui cita spesso nelle sue omelie, è Don Tonino Bello. Non a caso anche il centro ascolto dedicato agli ultimi della chiesa, e non solo, della comunità, della città, della provincia, che vengono a rivolgersi in questo centro ascolto, è appunto intitolato Don Tonino Bello. Allora, brevemente, Paolo, parlaci di questa bell'altra figura importante per la chiesa, quasi quasi beato, ci vuole poco. Andiamo. Sì, la figura di Don Tonino Bello ha avuto un ruolo importante nella mia vita e anche nel mio discernimento vocazionale. È una bella figura molto attuale, che ha saputo incarnare i valori del Vangelo nell'oggi, cogliendo quelle che erano le sfide del proprio tempo, sfide che sono ancora attualissime oggi. Ricordo l'accoglienza dei migranti quando sbarcavano gli albanesi, se vi ricordate, negli anni 90, la guerra nel Golfo. Lui era una delle poche voci, insieme al Papa, che lavoravano per la pace a ogni costo. Addirittura giunge a dire che la guerra è roba da matti. Anche questa è una realtà molto attuale. Un uomo capace di accogliere nel proprio episcopio più di 5 famiglie nel periodo dell'equo canone, quando c'erano tante persone che rimanevano fuori dalle case, un sacerdote, un vescovo capace di donare veramente tutto se stesso alla Chiesa, ma a tutta l'umanità. Pensate che Tonino Bello diceva: se mi dicono che noi crediamo più alla città di Dio che alla città degli uomini, noi ci offendiamo, perché la città di Dio si costruisce nella misura in cui sappiamo costruire veramente con passione, con amore, la città degli uomini. Bello, bello, ci vuole audacia, come ha ben scritto tra l'altro nel suo libro, in uno dei tanti testi di Don Tonino Bello. Mi ha colpito questa frase, tra l'altro come si è sottotitolato, da parole ai giovani, quindi è un libro proprio dedicato ai ragazzi, le parole che bisogna dire ai ragazzi. C'è un problema giovani un po' nel mondo, in crisi di identità, di valori, eccetera, e la Chiesa chiaramente può fare enormemente la sua parte, lo sto facendo anche in varie in realtà in tutto il mondo, e ovviamente anche la nostra città. Sappiamo di tanti sacerdoti molto impegnati in giocare con i bambini, ma soprattutto poi a dialogare con i giovani e a far partecipare anche gli adulti nella vita della Chiesa. Adesso mettiamo la prossima canzone, tra poco ascolteremo anche quella di Antonio Cirasa, ci presenterà il suo nuovo singolo, ribadisco, una canzone che sta passando in varie piattaforme a livello anche internazionale, la cosa veramente mi riempie di gioia. Antonio è stato uno di quelli, insomma, veramente l'asse portante, insieme ad altri dei nostri spettacoli che abbiamo fatto in giro per le parrocchie in estate. Sicuramente lo avremo anche per la festa di San Corrado che stiamo preparando, e poi anche quella di San Giovanni, che dobbiamo recuperare visto che l'anno scorso non si è fatta per ragioni che ben sapete. Adesso mettiamo l'altra canzone e poi parliamo con Antonio Cirasa brevemente anche per presentare il suo ultimo singolo. Intanto, Spinello, vai pure con la prossima, a Moni.
get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah, 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 yeah.